a tutti, ciao a tutte e benvenute in un nuovo video. Allora, oggi andremo a preparare le scorzette di arance candite con lo zucchero. Ovviamente vi occorrono 4 arance, 150 g di zucchero, acqua e altro zucchero per poi andarle a ricoprire. Faccio una piccola premessa: mi dispiace se questo periodo non sarò molto attiva e, come potete già notare, chi magari mi segue da molto tempo, non ho neanche messo un video ieri perché purtroppo sto passando un periodo abbastanza complicato in famiglia e quindi ovviamente non ho il tempo materiale per riprodurre video. Non starò qui ad annoiarvi ovviamente con le mie problematiche, però ecco, sappiate che purtroppo non ho tanto tempo a mia disposizione. Comunque, cambiando il discorso, adesso andremo ovviamente a tagliare le nostre arance a listarelle. Io ne ho fatte poi anche qualcuna tonda, poi lo vedrete ovviamente avanti con i vari step insomma, della ricetta. Comunque è molto semplice perché adesso dovremmo poi andare comunque ad andarle a bollire per far togliere praticamente l'amaro della parte bianca. Io comunque vi mando un bacione, vi saluto, vi ringrazio per essere sempre presenti. Mi raccomando, lasciate sempre un mi piace, condividete e iscrivetevi al canale. Ciao a tutti! Arrivati a questo punto continuiamo ovviamente a tagliare a listarelle le nostre arance e il prossimo passaggio è quello di andare a bollirle nell'acqua. Questo procedimento lo dobbiamo fare per 2 volte, 5 minuti l'uno, perché praticamente serve proprio ad andare a levare fondamentalmente il sapore amaro della parte bianca della buccia. Io con 2 volte ci sono riuscita e insomma il risultato è stato soddisfacente, quindi poi ovviamente insomma regolatevi voi, magari provate ad assaggiarle, però vi posso garantire che 2 volte insomma è andata bene la cosa. Ci arrivati alla parte finale praticamente. Io ho fatto fare le 2 bolliture, adesso ho inserito il fruttosio 150 grammi e ovviamente ho messo poi dopo le arance e ovviamente poi le ho fatto cuocere per circa mezz'ora in modo tale che la buccia si ammorbidisse. Quindi poi il passaggio successivo sarà quello di toglierle ovviamente dall'acqua e farle asciugare, mi raccomando, per una notte intera. Dopodiché dovremmo andarle a ripassare nello zucchero e avremo praticamente realizzato le nostre arance candite, scorzette, che poi fra l'altro si può anche fare magari mettere anche un pochino di meno di acqua per farle anche poi caramellate, però io questo passaggio non l'ho fatto perché ho preferito insomma lasciargli intorno quella patina di zucchero insomma. E niente, quindi questa praticamente poi sarà il risultato della mia ricetta.